Sì, è una grande manifestazione di cui siamo ovviamente orgogliosi come amministrazione, che abbiamo sostenuto anche quest'anno, siamo all'ottava edizione. Io approfitto per ringraziare il Pineto Calcio, che non solo durante l'anno, come dire, mette tanto impegno nelle attività sportive che poi rendono nota la nostra città un po' in tutta Italia, ma soprattutto si concentra poi in questo periodo su questa importante manifestazione che porta il nome di Mariani e Pavone come memorial. Diciamo, partiamo dalla fine. Ci vuole tanta passione, un pizzico di pazzia, tanto coraggio, perché sia Mimmo che Ale sono nostri amici. Mimmo era mio coetaneo, era un compagno di squadra, e in queste fasi qua è il momento che noi lo soffriamo di più, inizia a salire un po' la commozione che ogni volta alla premiazione si manifesta. Per quello che riguarda l'organizzazione dura un anno, dura veramente un anno. Noi quest'anno abbiamo anche costituito una società, un'associazione culturale ad hoc, che si chiama Angeli Biancazzurri, che sono loro, gli Angeli Biancazzurri non siamo noi, proprio per organizzare il torneo, per avere come unico scopo quello di organizzare il torneo. Due ragazzi che giocavano a pallone qui a Pineto, che purtroppo sono scomparsi prematuramente. Il pensiero più importante ovviamente questa sera e nell'arco di tutto il torneo è per loro, da parte nostra, da parte dell'amministrazione comunale, da parte di tutti gli amici di Pineto, un abbraccio forte a loro e soprattutto ai familiari che ho visto presenti qui in tribuna. Grazie.